In realtà io volevo fare una domanda al professore. Se ho capito bene, con Mattia ci si vede in osservatorio, per cui a metà di quest'anno, se ho capito bene, il Virgo riprenderà a scandagliare il cielo. Allora, prima parlando del segnale gravitazionale, ha parlato del segnale gravitazionale da manuale. Allora, che osservazione, diciamo, da manuale si aspetterebbe adesso di osservare col Virgo? Chiaramente il poter, diciamo, trovare un'altra coalescenza tra buchi neri in un momento come questo, in cui il numero di eventi rivelati è piccolo, è certamente importante. Ma cosa le piacerebbe osservare adesso? Beh, sorgenti periodiche. Piacerebbe molto che si riuscisse finalmente a vedere qualche pulsar. E noi abbiamo dato un limite di 10 alla meno 8 all'esistenza di radiazione, all'elitticità della Vega. Questo osservandola, eravamo gli unici a poterla osservare, non c'è stato verso, non abbiamo visto segnale. E comunque aggiungo che in corrispondenza della Vega, purtroppo, diciamo con una piccolissima differenza, ma insomma di una certa rilevanza, c'è diciamo, un picco di risonanza della curva di sensibilità, e quindi in qualche modo, diciamo, uno può avere dei problemi, insomma, in connessione con la presenza di. Ovviamente quello che si è fatto e comunque si sono stabiliti come al solito, quelli che in genere si chiamano, insomma, limiti su quello che c'è, insomma, in sostanza la elasticità non potrà essere, insomma, maggiore di, o meno, anzi minore di, questo è un po'. D'altra parte Eugenio Goggia, insomma, sicuramente mi potrà, insomma, correggere, perché in sostanza, insomma, lui è